Ciao a tutti, siamo qui all'Axar Expo, abbiamo dietro l'albero della vita e siamo al Mind con Vittorio Cossarini di AssoExco. E di cosa ci vogliamo parlare oggi? Di Internet of Things e 5G in ambito energia, giusto Vittorio? Sì, sì, va bene. Allora, molto, molto brevemente, molto sinteticamente, fino ad oggi l'efficienza energetica si è trattato soprattutto di tecnologie verticali, quindi installo il fotovoltaico, le lampadine LED, andiamo un pochino più sofisticato, un cogeneratore che consente di produrre energia elettrica e calore in modo molto più efficiente. Certo. Però il futuro qual è? Integrare tutte queste tecnologie e fare in modo che tutta la società diventi più efficiente, più sostenibile. Come faccio per integrare? Ho bisogno di comunicazione. E quindi Internet of Things e 5G. E anche 5G. Oh, e anche ottimo. 5G. Qual è l'obiettivo? Quello che tutto si parli insieme? Che tutto si parli, perché ad esempio una delle cose importanti è questa, che noi possiamo diventare contemporaneamente consumatori di energia, che lo siamo tutti, ma anche produttori di energia, perché l'energia ha questa caratteristica, che spesso tu ne produci di più da una parte, che viene gettata, questo succede molto nell'industria, e da altre parti invece c'è un fabbisogno, bisogna metterlo in collegamento. Anche in un condominio, anche può essere produttore di energia nei momenti in cui il condominio non ne ha bisogno e lo mette a disposizione dell'industria, però per fare questo occorre molta comunicazione e gestione dei flussi. E banalmente, come pagarla? Se tu hai tanta produzione di energia diffusa in giro, non è una cosa facile. E quindi l'infrastruttura è fondamentale. È fondamentale in questo È fondamentale, processo. Sì, è fondamentale in questo, anche per la flessibilità, perché se tu hai una infrastruttura diffusa è più facile anche cambiare la situazione, nuove costruzioni e tutto. Quindi certo. È una questione bisogna di flessibilità. Decentralizzare quello che c'era una volta. Decentralizzare, sì. Il modello è quello di internet, dai vecchi sistemi server based, server terminale, si va a una situazione diffusa, a una situazione diffusa in cui ci sono sempre le grandi centrali. Certo. Abbiamo le grandi industrie, i grandi consumatori, abbiamo le grandi centrali, però poi c'è anche tutta una produzione diffusa. Beh, esattamente come internet, sì, ci sono i grandi provider e poi ci sono i singoli nodi più piccoli. Anche un'automobile parcheggiata in ricarica può essere un nodo. Però per questo occorre che l'auto sia connessa anche indipendentemente da dov'è. Certamente, quindi qui serve la connettività 5G con la sua flessibilità, serve l'Internet of Things, perché ormai tutto quanto sarà connesso dall'automobile a questo punto, come dici, anche al trasformatore dell'energia. Sì, assolutamente. Sì. Io la prima volta che ho sentito parlare di Internet of Things, non mi occupavo di energia, è stato probabilmente in Olanda nel 2002-2003. Bene. Qualche cosa del genere. Sono già passati 15 anni passati e ancora non abbiamo il trasformatore collegato, però questo vuol dire che dobbiamo darci però una in mossa. Italia abbiamo probabilmente i migliori contatori di energia, i migliori misuratori di energia, i più sofisticati. Adesso arriviamo già alla terza generazione. È vero, quindi abbiamo già tutti quanti la nostra casa connessa grazie a un Internet of Things. E fra poco il gas. Perfetto. Io ti ringrazio Vittorio, ci vediamo al prossimo video.